Il flauto, uno degli strumenti musicali più antichi del mondo, sarà il vero protagonista del Pescara Flute Festival che si terrà presso il Teatro Aurum dal 16 al 18 agosto. La seconda edizione del festival vanta la preziosa collaborazione di artisti di alto profilo internazionale, tra cui docenti di conservatori italiani, solisti e prime parti di caratura internazionale provenienti dalle più importanti orchestre italiane e straniere, oltre a esperti del settore storico e musicale, professionisti ed interpreti provenienti da diversi ambiti stilistici, antico, classico, etnico e jazz. Ed è una manifestazione molto importante per la nostra città perché dà spazio a tantissime iniziative. Ci saranno degli incontri, delle lezioni, delle masterclass, ci saranno delle premiazioni, ci saranno anche delle performance da parte di questi grandissimi e importanti artisti che interverranno a Pescara. La cultura è il richiamo turistico perché più noi cerchiamo di mettere sul territorio e di dare delle offerte differenti e variegate e più c'è una attrattiva nei confronti della nostra bellissima città di Pescara. Il festival è organizzato dall'associazione Il Canto del Vento in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Pescara e con la direzione artistica del maestro Marco Felicioni. Avremo più di 20 artisti italiani e stranieri, tra cui spicca il nome di Peter Lucas Graf, icona e autentico decano della didattica internazionale. 93 anni, un fenomeno che avremo qui a Pescara. L'ingresso sarà gratuito a tutti e tre i concerti, 16, 17 e 18, con prenotazione obbligatoria e naturalmente con le nuove disposizioni. Per quanto riguarda la serata finale ci sarà l'orchestra di flauti Arturo Toscanini con la direzione di Paolo Totti, con appunto i solisti Peter Lucas Graf, Marco Felicioni che sarei io e Marta Rossi dal Teatro dell'Opera di Roma.